È molto interessante, secondo me, il rapporto tra cinema e arte contemporanea, è veramente straordinario perché sono due cose nate quasi assieme. La Biennale di Venezia è nata nel 1895, che è esattamente l'anno in cui è nato il cinema. Il loro rapporto anche lì è di due fratelli partoriti dallo stesso tempo, nel senso della stessa cultura, però invidiosi ciascuno dell'eredità di quell'altro. Gli artisti hanno sempre guardato al cinema come a un mezzo che ha delle potenzialità immensamente superiori, è più popolare, è più totalizzante, è un'arte di un tipo mai visto, cioè riunisce la danza, la musica, l'espressione corporea, il teatro, la narrazione, la capacità di raccontare una storia, mentre invece il cinema però d'altra parte si è sempre sentito con un leggero complesso di inferiorità nei confronti dell'arte, perché l'arte è più elitaria, l'arte è più concettualmente elevata, l'arte dispone di una metafisica di riferimento che è sicuramente più ampia. Questo rapporto che prima era una parentela un po' lontana sta diventando sempre più stretta e lo si vede proprio letteralmente dal fatto che ormai gli artisti che fanno cinema sono più di prima, pur rimanendo artisti. Ed è ancora della contemporaneità perché secondo me impone anche di rileggere alcuni artisti che noi vediamo nell'ottica tradizionale, per esempio di artisti che sono noti per la loro pittura, invece in una chiave cinematografica, e al tempo stesso impone anche di rileggere, secondo me, alcuni grandi registi in una chiave invece profondamente artistica. Il rapporto tra cinema e video è, come dire, un sottoinsieme del rapporto tra cinema e arte contemporanea. Il video, quando è nato all'incirca all'inizio degli anni 60, sembrava qualcosa di radicalmente nuovo rispetto al cinema, e lo era di fatto. La vera differenza è che il cinema è veramente ancora in qualche modo, pur essendo visivo, ma è legato alla narrativa, perché nel cinema ti siedi e leggi delle immagini che passano, e il video no, cioè il video è performativo, il video tu lo porti addosso, si muove con te, è un occhio staccato. Questo ha affascinato in maniera enorme i primi video artisti, parlo quelli da Warhol in poi, Nanjun Paik, Vito Acconci, quelli che hanno usato il video erano soprattutto dei performer, non è un caso. Oggi invece si sta un po' assistendo a un ribaltamento di questo punto di vista qui, perché è diventato talmente diffuso, cioè talmente basta un iPhone, un telefonino ormai per fare delle riprese, che allora gli artisti, come dire, sentono un po' questa eccesso di volgarizzazione del linguaggio video, stanno come ritornando al linguaggio alto, leggermente obsoleto, ma interessante, della pellicola, no? Tassi d'Adin che riabilita il 16 mm, oppure Philippe Arenaud che addirittura fa un video in 35 mm, un formato grosso così.